I racconti di Dracula. Non dirò che mi piacciono, dirò che ho dedicato la vita a questi racconti di Dracula, prima serie. In questi racconti, cominciamo dal principio. Allora, in questi racconti c'è molto erotismo. Io che sono anche un erotologo, oltre che un conoscitore della letteratura weird, posso dire che abbiamo dei libri di erotismo molto, molto deboli. Ad esempio, Anaïs Nin, i racconti improbabili come il suo nome. Abbiamo la storia d'O, un romanzo improbabile, fantasioso. Non c'è niente di erotismo in quei capolavori, così chiamati capolavori della letteratura erotica, non c'è niente di erotismo. Anche le 120 giornate, una serie di crimini assurdi, senza valore. Nei racconti di Dracula c'è un erotismo molto profondo. Senza mai nominare gli organi genitali, l'erotismo prende il lettore, lo afferra proprio, si sente che è un erotismo vissuto, è un erotismo cerebrale, è un erotismo profondo. Perché questo? Perché gli autori erano delle nature passionali e hanno descritto l'erotismo dalla parte cerebrale oltre che da quella fisica. Da quella fisica non si cade mai in descrizioni di organi genitali, mai, questo no. Però l'erotismo è profondo e intenso. Faccio qualche esempio. La donna chiamata Shilly nel racconto Il diabolico gioco. Questa Shilly, il lettore non la dimenticherà più, infesterà i suoi sogni. Abbiamo una Maureen nel Fiume di Sangue, anche questa, una donna che entrerà nel sangue del lettore. E poi c'è quella Patricia Hegarty, del Marchio del Vampiro. E poi abbiamo Sara, del Sudario Nuziale. Abbiamo la Donna del Cane Nero, dove ci sono due o tre pagine di erotismo intenso, profondo, coinvolgente, travolgente. Abbiamo la Monica, di Mostri di Brochere. Abbiamo la Mary Claire dell'Organo dei Morti. Abbiamo la Vedova del Castello delle Rose Nere. Insomma, c'è un connubio meraviglioso fra erotismo e terrore. Non terrore splatter, non macellerie con le schifezze di no, un terrore metafisico, un terrore dell'anima prima di tutto, che si accoppia a questo erotismo, a questa paura intensa che abbiamo noi uomini di avvicinarsi all'erotismo profondo. Come diceva Freud, l'uomo deve superare delle resistenze per arrivare al rapporto sessuale. Queste resistenze sono paura, timidezza, ma questo è dovuto
a causa della natura autoannientante dell'atto sessuale. Come diceva Gregorius, amore e morte, la stessa cosa in fondo. Nell'amore e nella morte si rinuncia alla propria individualità, ci si dona, ci si annulla. Ebbene, questi racconti sono dei capolavori e sono contento di averci dedicato tutta la vita, a partire da 15 anni e finora. Si possono trovare le ristampe identiche agli originali su lulu.com. Basta scrivere i racconti di Dracula, presentazione di Sergio Bissoni. Ecco, dunque, oltre all'originalità delle storie, alla bellezza dei panorami, dei luoghi, delle location, oltre alla vividezza dei personaggi, all'umanità, alla realtà di uomini e donne, soprattutto le donne che sono, si sentono che sono reali, non sono invenzioni di un uomo che vuole esteriorizzare le sue fantasie erotiche improbabili, no, qui le donne sono vive. C'è quella Patrizia che nessuno dimenticherà più, c'è quella Scilli che resterà nell'anima, c'è quella Loretta dell'alito freddo del vampiro che ha infestato le mie notti e anche quelle dei lettori, ne sono sicuro. C'è quella Sara del sudario iniziale che non posso dire altro, non posso dire altro. Vi auguro di riuscire a tenere fra le mani libri come questi, perché abbiamo dei grandi, grandissimi autori qui che purtroppo non sono e forse non saranno mai a portata del grosso pubblico e forse non entreranno mai nelle scuole, nelle enciclopedie letterarie, perché sono troppo belli e la bellezza fa paura, sono troppo grandi, sono più grandi dei nomi famosi, e questa è una verità, una grande verità. Ma Nietzsche diceva: quanta verità può sopportare un uomo? Quanta verità può osare un uomo? Ecco, praticamente questi testi resteranno nelle mani e nel cuore dei collezionisti. Grazie a voi tutti, da Sergio Bissoli, scrittore, fotografo, regista. Ciao a tutti.